si parte per questo French Court Gravel. Davanti a noi l'inesorabile. Finalmente una giornata che si parte in maglietta maniche corte. 20 gradi qua, no dai, sono 19. Però il sole sta per arrivare. Bravissimo. Ciao. Sono le 8:35, ciao. Incominciamo questa avventura nelle terre di Franciacorta, vigneti. Secondo me sono meglio i ciotolini di queste due strisce qua, perché sono veramente fichi. Siamo già dentro nei vigneti, appena partiti i 500 metri, straffetto a Monticelli e via nelle vigne. Profumo di rubinia in questi giorni di metà maggio, sono tutte fiorite nei boschi. È uno spettacolo! E siamo qua in un single track con i cardi belli, un po' di sassi. A scendere, piuttosto impervio. Siamo usciti dal primo single track sassoso. E rieccoci qua a Fantecolo, usciti dal paese, siamo entrati in questa bellissima trattory. Adoro le tratture con i ciottoli tondi che ti fanno vibrare il cervello. Se poi sono in salita è ancora meglio, perché la pianura non esiste, sapevatelo. E dopo dal boschetto, niente, sbuchi fuori così. Cascina, bello, sole, la nuvolaglia inizia a diradarsi, il sole inizia a far capolino, togliere un po' di umidità, l'inesorabile è inesorabilmente dietro di noi, dove? Eccola lì, sta arrivando. Oh, e comunque io la prendo in giro perché desista, mica per altro, eh. Notevole, azienda agricola La Montina, guardate davanti a voi la Madonna del Corno, la croce sotto il lago d'Iseo, e andiamo giù verso le torbiere, anche se le lambiamo soltanto. Ed eccoci qui nelle vigne, guardate un po' sull'asfalto, azienda La Montina sempre, queste vigne, furgoncino bianco. Ma che bello che è! Proprio di fronte adesso la Madonna del Corno. Papaveri sono alti. Per ora il campo di papaveri bello non l'abbiamo ancora trovato, però abbiate fede che quando andiamo giù verso la campagna lo becchiamo, eh. Tanto qua super ciotoli, vigne, sempre Madonna del Corno davanti, o nei pressi delle torbiere. Niente, siamo in Franciacorta, andiamo a averci un bollicine da Bersi Serlini, cosa ne dite? Il golem, dopo tutte le nevicate, è già bello pelato, qualche linguina di neve. Ancora un po' di nuvolaglia, speriamo che passi. Nelle vigne di Bersi Serlini. Up and down. Mai quasi a fare. E andiamo in provincia di Bergamo, Sarnico, Ponte, sul fiume Iseo. Eccoci alla chiusa dell'olio. Ma non è fantastico? Eccolo, chiuso dell'olio, le rapide, la rapida risalita. E davanti a noi inesorabile. Ma non facciamo il salitone, ma come no? Ci tocca di andare giù, che schifo.
Occhio. Insomma, se si affolla un po' qua. Dai su, spingi! Spingi! Ma che ce n'hai ancora uno, usalo! Salita completata! Bellissimo questo passaggio a bordo olio! Arrivati giù al ponte di Castello Calepio, continuiamo a tenere la sponda bergamasca e risaliamo. Non è la Francia Corta, però è sempre in campagna e vigna, anche dalla parte di là. Il bello del monte. Non ci siamo, però la zona è quella. Perché il crumello mi ricorda Groppello, che è il vino della Val Veneto. Che associazioni che faccio, L'olio è qui alla nostra sinistra, si intravede dal boschetto, ovviamente è bello pieno, l'acqua che è venuta giù.